tutto fu pronto per saltare. La galera del porto d'Italia era davanti a me. Tremavo come una punta dei piedi all'idea di salire già. Mi arrivavano il fuoco. Ma il nome di Dio contente di correre pronto sul piano dell'imbarcazione di dire coraggio. Salì per la scaletta tra malone e fui dentro il ventre della speranza. Sono approdata in quella terra in settembre. Per tutto il tempo della traversata avevo assaggiato gli spruzzi sali delle onde. Da Barcellona a Filippo, Esperanza era scivolata leggera e la città si era avvicinata sempre di più, sempre di più. Gli occhi stretti avrebbero meglio a riparmi da un sole che filtrava per una fischia chiara, quasi lattiginosa. Ed ecco, cadde bianca su un grande zoccolo di roccia calcare, affiorante dal mare. Ma non è che, col suo argentino stavano in fianco, appoggiato al parapetto a guardare uomini di carraggio di sopra, tutto dal sole e dal salmastro che si erano da fare con i funi per permettere alla nave di attaccare senza troppi scossoni. Lui era il capitano. Si congedò con un bel sorriso di augurio e di incoraggiamento. Lassù, dove si chiedono quelle torri, là vi aspettano. Una serpentina di stradine, sempre quei penetranti profumi. Quello di mare su tutti, me lo sentivo addosso e scacciavo perfino l'angoscia che mi prendeva a tratto quando mi ricordavo la ragione di quel viaggio di ciò che mi aspettava. I miei veri negri ce l'ho morti, imbarazzando tutti. Mi guardavo di specchi e con aria perplessa perché per loro una così non si era mai vista. Una così alla successione di effetto. Perché mio padre era Berengario Carrozzo, morto senza figli maschi, lasciava un tempo senza successore. Unica figlia, io. Una donna. Mio padre, morto nell'anno del Signore 1365, mio padre, conosciuto appena, mio padre, sbarcato al colmo del giorno della terra dei Sardi, nuova conquista del regno. Il mio arrivo con la città di Cagliari è stato preceduto da voci che avevano stuzzicato il mio curiosità. Don Paolo e Don Federico. Calma, Don Paolo, non è follia, non è una credenza. Ebbene che il figlio di quello non passi a una famiglia aragonese, che sarebbe magari in Spagna, a vedere che sta facendo il vento e i sardi. I sardi preferiscono il padrone vero, più alto il padrone di loro. Thank you.
entra.